Buongiorno e Cristo regni. La Chiesa venera oggi Sant'Agnello Abate. Nella città di Napoli, terra sorriso di Dio e patria di uomini illustri, nacque il nostro santo, forse nell'anno 535. I suoi genitori, Federico e Giovanna, erano persone buone, religiose e anche benestanti. Non vivevano felici perché il loro matrimonio, la loro casa, non era allettata dalla nascita di un figliuolo. Ma dopo tante e tante preghiere, i due sposi ebbero la gioia di dare alla luce un figlio, cui fu dato il nome di Agnello, equivalente il Salvatore. Agnello, rimasto orfano del padre e della madre, della casa paterna ne fece un piccolo ospedale per i poveri ammalati. Ma dopo pochi anni il santo affidò ai suoi discepoli l'ospedale e volle ritirarsi sui monti in solitudine per sentire meglio la voce di Dio, avvalorata dalla preghiera, dalla penitenza e dal digiuno. Ritornato nella terra natia, gracile e sofferente nel corpo per la grande penitenza e fatiche, e sebbene fosse in valida età, dopo aver celebrato i divini misteri in onore di Santa Lucia, lasciò la vita terrena per entrare nella Gerusalemme celeste.